A farci compagnia c'è Flavia Di Tommaso. Ciao Flavia. Ciao Chantal. Allora Flavia, tu sei una musicista, precisamente che quale strumento? Sono violinista. Violinista, bellissimo, ora ci torniamo. Intanto ti presento, sei una violinista e sei anche il direttore dell'Accademia di Musica Luogo Arte. Sì. Allora, io vorrei partire chiedendoti che cos'è Luogo Arte. Ok, Luogo Arte è una realtà di professionismo musicale composta da musicisti che appunto fanno della loro vita, fanno della musica la loro vita. La loro vita, ed è una professione, cioè professano, quindi vivono di questo mestiere, anche molti, molti di noi anche con una ottima qualità, quindi preparazione, esatto, e passione soprattutto, ricerca, per la musica, studio, qualifiche, e poi facciamo tantissime cose, spero che riusciremo a parlarne. Infatti, perché prima di accendere i microfoni io e Flavia ci stavamo confrontando e mi stava, sì, dicendo le molteplici attività che, sì, che svolgono. Sì, allora, a Luogo intanto, Arte intanto vi ringrazio di grazie averci a te per essere qui, per essere qui con noi per chiacchierare. Allora, prima di tutto, Luogo Arte, descriviamolo, parliamo e diciamo che cos'è, che cosa offre. Ok, nasce come un progetto di collaborazione tra musicisti, quindi ha una base che è la scuola di musica e anche l'accademia, quindi innanzitutto si occupa di pedagogia e fa corsi di musica da zero a mille anni, come mi hai detto prima. Esatto. E quindi tutta la parte della scuola ha una struttura abbastanza ricca di offerte, con veramente tantissime iniziative. Una delle cose che ci piace fare nella nostra scuola di musica è l'idea di rendere la musica un'arte pratica, per cui oltre ai corsi noi organizziamo per i ragazzi e per i bambini tantissime iniziative. Per esempio, una cosa che ci piace è il Luogo Arte Rendezvous. Sì. Per cui la nostra struttura da gennaio a giugno, mm-hmm, tutti i sabato si apre e i ragazzi suonano, portano lo strumento e suonano. Anche portano il loro strumento, portano vengono il loro lì. Strumento, i nostri ragazzi, spesso ospitiamo anche studenti, amici dei... Altri studenti. Sì. Basta che si faccia musica. Basta che si faccia musica, perché l'idea è che divulgarla un po', quindi divulgarla, ma anche utilizzare gli spazi come una palestra, perché quando si studia la musica si ha quest'idea che poi c'è il saggio a fine anno, e è una cosa secondo me delirante, nel senso che non puoi limitarti a quello. Se per esempio stai studiando la scala oppure la sonata di Mozart, no? In quel momento, in quel mese, in quella settimana, è bene che ti mostri con il lavoro di quel, appunto, di quel momento lì. Quindi non lavorare tutto l'anno per un obiettivo lontano, ma costantemente allenarsi. Infatti possono suonare anche tutte le settimane, se volessi. Anche tutte. Poi ce l'abbiamo il saggio di fine anno, perché è bello festeggiare, celebrare l'anno, tutti ma insieme. È un'esperienza di musica d'insieme. Certo, ma quali strumenti contate nel vostro staff, diciamo? Allora, noi abbiamo tutti gli strumenti ad arco, quindi violino, viola, violoncello, contrabbasso, gli strumenti classici, la chitarra, anche il basso elettrico, la batteria nella parte moderna, pianoforte che non può mancare, quello era quattro insegnanti di pianoforte, l'arpa e il clarinetto, l'oboe, tutti li avete, il flauto li avete, li abbiamo tutti, quasi tutti. E poi mi dicevi tu prima, sempre a microfoni spenti, della fatica e del coraggio che hanno, che avete voi insegnanti, voi musicisti prima di tutto, perché è un periodo anche difficile, oltre che un luogo difficile dove si può dire vivere con la propria musica. Sì. Se tu intervisti musicisti, molti ti dicono da quando inizio a studiare, quando mi chiedono cosa faccio il musicista, poi la domanda successiva è il tuo vero lavoro. Sì, ma ok, suoni, ma qual è il tuo lavoro? Cioè, e in realtà questo non è come dire, è normale. Cioè, la normalità è che se tu fai il musicista tu professi
e quindi vieni pagato. Insomma, la prima, il primo step è far capire alla media delle persone questo, dico la media perché ci sono tantissime realtà eccellenti, certo, in Italia, quindi assolutamente. Noi lavoriamo in un territorio in cui, che è Latina Scalo, in cui la musica è conosciuta più o meno. Latina come città è ricca di ambienti dove studiare musica, abbiamo il conservatorio, il liceo musicale, molte realtà. Latina Scalo ci siamo noi e quindi è una bella avventura. Assolutamente. Però sì, cerchiamo di fare di questa attività una cosa molto seria e quindi c'è prima di tutto lo step culturale, no? Qual è l'idea del musicista? Infatti. E poi c'è lo step istituzionale. Anche mi ricordo quando ero giovane per iscrivermi al collocamento non si riusciva a trovare la voce. Ci è voluto fare, molto comico, però insomma. Immagino. Poi tu, Flavia, non solo sei la direttrice di questa accademia Luogo Arte, ma spazi anche sempre riferito alla musica, nell'organizzazione, sì, di eventi sempre a stampo musicale, sì, concertistico. Allora, ad esempio, io qui ho Capriccio Italiano. Che cos'è Capriccio Italiano? Capriccio Italiano è veramente un progetto coraggioso. Perché lo facciamo a Roma, e lo facciamo alla Sagrestia del Borromini, che è nella chiesa di Sant'Agnese a Piazza Navona, quindi un luogo meraviglioso, stupendo. E nasce perché così noi siamo musicisti, facciamo concerti, lavoriamo in collaborazione con enti importanti e a un certo punto ci siamo detti facciamolo una stagione di compositori italiani in questo luogo meraviglioso al centro, nel cuore anche del barocco, e perché no, insomma. E da lì, lì nasce Capriccio Italiano. Da lì nasce Capriccio Italiano. Abbiamo puntato innanzitutto su quello che per noi è, cioè su quella che per noi è la risorsa principale oggi. Per degli operatori che organizzano senza finanziamenti statali, ed è ovviamente il turismo. Quindi il primo interesse è sui turisti, perché sono loro quelli che vengono di più ai concerti. Però la stagione nasce proprio per presentare dei progetti importanti, quindi non si fa lo stesso programma o sempre un programma standard, no? Sì, abbiamo creato una stagione dove suoniamo autori come Paradisi, Vivaldi, Mercadante, Corelli, eccetera eccetera. Quindi anche dei gruppi che hanno magari dei programmi che portano in altre stagioni, mm-hmm, e quindi lo possono offrire anche a un pubblico. Benissimo. Facebook possiamo trovare quindi lì già i vostri contatti e potervi già scrivere da Facebook, tramite, sì, Facebook, e avete anche un sito web che è www.luogoarte.it ed un indirizzo email, se tutti questi contatti non vi dovessero bastare. L'indirizzo email è luogoarteaccademiamusicale@gmail.com. Vi ricordo luogoarte, www.luogoarte.it, ed avete tutte le informazioni necessarie per entrare a far parte dell'Accademia Musica e Luogo Arte, o anche solo per poter gustare le future organizzazioni e eventi musicali che programmeranno. Allora io, Flavia, ti ringrazio per essere stata qui con noi. Grazie a te, Chantal.